Parte 2 dell'angioletto. Terminato il bordino, possiamo appunto tagliare il filo e andare a nascondere la codina all'interno della lavorazione. Ora lavoreremo la testa del nostro angioletto, dove avvieremo un anello magico e al suo interno lavoreremo 6 punti bassi. Quindi 1, 2 fino a 6. Lavorati 6 punti bassi, stringo la codina, entro nel primo punto lavorando un punto basso, quindi non mi chiudo con un punto bassissimo, ma lavoro un punto basso. Mi sono marcata il primo punto e da 6 lavoreremo 12 punti bassi, quindi in ogni foro lavoreremo 2 punti bassi. Terminato il giro, lavoro il primo punto, lo marco con l'uncinetto e con il marker, scusatemi, e vado a lavorare in questo giro un punto basso singolo e un aumento. Quindi il primo punto l'ho lavorato e nella maglia successiva vado a lavorare l'aumento, quindi due maglie basse nel foro. E così procedo fino al termine, lavorando un punto singolo e nel successivo l'aumento. Nel prossimo giro lavorerò due maglie singole, quindi 1 e 2, e nel successivo andrò a lavorare l'aumento. Quindi lavoriamo due punti bassi singoli e un aumento. Terminato il giro, ora andremo a lavorare le maglie come si presentano, quindi non lavoreremo più gli aumenti, ma lavoreremo semplicemente maglia bassa sopra ad ogni maglia bassa. Io ora lavoro una serie di giri e poi vi dirò quanti giri lavorare. Quindi senza fare aumenti lavoreremo punto basso sopra ad ogni punto basso. Ho lavorato 5 giri appunto basso. Ora procedo lavorando le diminuzioni, quindi lavoro 3 punti bassi singoli. Lavorati 3 punti bassi singoli, nei prossimi 2 vado a lavorare la diminuzione, quindi non chiudo. Prossimo punto. Chiudo. Un attimo. Ok. Allora, prossimo punto non chiudo. Prossimo, chiudo insieme, questa è la prima diminuzione. Lavorata la diminuzione, procedo lavorando di nuovo 1, 2 e 3 punti bassi singoli. E nei prossimi 2 lavoro la diminuzione, quindi primo punto non chiudo, secondo punto chiudo tutto insieme e questa è la seconda diminuzione. Procedo in questo modo fino al termine del giro. Procedo lavorando il prossimo giro dove lavorerò 2 punti bassi singoli e nei prossimi 2 lavorerò la diminuzione. Quindi lavoro 2 punti bassi singoli e una diminuzione per tutto il giro. Terminato il giro procedo con il prossimo, ma vado a mettere prima l'imbottitura all'interno. Nel prossimo giro andrò a lavorare un punto basso e nel successivo una diminuzione, quindi 1 e 2 e chiudo insieme. Quindi procedo lavorando un punto basso e una diminuzione. Terminato il giro, procediamo lavorando un ultimo giro dove verrà fatto un ultimo giro di diminuzioni, quindi entro direttamente nella prima maglia. Non chiudo, prossima maglia, pesco il filo e chiudo. Procedo in questo modo fino al termine del giro. Terminato il giro, vado a dare gli ultimi 2 punti con ago e filo e poi andremo appunto a cucire
La testa qui sopra, in questo modo. Prendiamo un filato, nel mio caso andrò ad utilizzare il filato rosso, ma possiamo utilizzare anche quello argento oppure colore oro. E andiamo a fare il bordo intorno alle ali e giù qui, semplicemente lavorando appunto bassissimo. Quindi entro, lavoro una catenella. Punto successivo, lavoro un punto bassissimo, punto successivo, un punto bassissimo, punto successivo, un punto bassissimo, e procediamo in questo modo, lavorando dei semplici punti bassissimi. Terminato il giro, con il filato rosso avviamo 35 catenelle e ritorniamo indietro punto basso. In ogni catenella lavoro un punto basso. Questa catenella ci servirà per fare il fiocchettino, quindi ritorniamo indietro punto basso. Al termine del giro mi ritroverò con 35 punti bassi. Fatto ciò, taglio il filo e vado a nascondere poi il restante all'interno della lavorazione. Allora, terminato il giro, dovremo fare il fiocchettino. Dovrebbe venire una cosa del genere. Ok? Così. E poi andare a fissare il fiocco qui. Una volta terminato il fiocchettino, questo sarà il risultato finale, quindi possiamo appunto abbellirlo con questo fiocchettino oppure magari lasciarlo senza il fiocchettino, e questo sarà il nostro angioletto.